Buonasera, allora intanto la prima notizia è che è stata trovata un'offerta tra le buste arrivate al protocollo di oggi, perché alle 12 si chiudeva il bando allargato e allungato per la quarta volta prorogato della SGR. Sembra che ci sia una sola offerta, che è proprio una delle due ditte che imprese che avevano chiesto la nuova proroga dal 21 al 29 dicembre. Domani ci sarà l'apertura della busta, si vedrà se l'offerta sarà congrua o meno. Di sicuro, se confermata questa indiscrezione, che una delle due società che hanno chiesto la proroga ha usufruito di questa proroga, sarà da vedere se poi la lecità e tutte le relative querelle che usciranno fuori. Resta il fatto che un ulteriore affare poco chiaro che si sta sviluppando su questa vicenda che riguarda comunque i soldi. Per quanto riguarda il resto, c'è l'associazione Civecchia C'è di Beppo Melchiori che chiede le dimissioni dell'assessore al turismo e commercio Enzo Tantò per la sua inefficacia e assoluta incapacità di gestire un programma, un cartellone natalizio e altre situazioni, però la richiesta dell'associazione Civecchia C'è, chiaramente poi andremo a vedere anche qui gli sviluppi di questa situazione. Di certo Tantò è uno di quei pochi che si è dato da fare e si è messo in campo, sicuramente di errori ne ha fatti tantissimi e ne continueranno a fare, ma almeno bisogna dargli atto che almeno lui la faccia ce la mette. Al contrario di altri che alzano solo la mano, forse senza capire neanche perché la mano viene richiesta alzata. Infatti è proprio del bluff a 5 Stelle che volevamo parlare, perché questo 1.600.000 euro che dovrebbero pagare i vecchi amministratori in altre città e con un sindaco che rispondeva al nome di Matteo Renzi, attuale premier italiano. A Firenze ci hanno provato, ma la Corte Costituzionale e i giudici gli hanno dato contro, quindi è una situazione sicuramente affrontata in maniera molto puerile, tirata fuori dal segretario generale che ha preso sicuramente questa cantonata, voluta prendere per forza perché ha voluto fare questa azione, tenendo presente che in altri posti non c'è e che semmai i soldi dovevano essere tolti dai prossimi fondi del salario accessorio. Quindi, come giustamente ha detto il sindacalista Flavio Zeppa, poi se mancano i soldi, ma chi li fa i turni e tutto a coprire tutte quelle cose che vengono gratificate dal salario accessorio? Se mancheranno i fondi, non saranno fatti quei servizi. Quindi il boomerang torna indietro, ma la cosa più atroce è che poi il problema si ritorcerà sempre contro i civitavecchesi, i cittadini che non avranno più diritto a quei servizi. L'offerta ne abbiamo parlato, vediamo ancora che altro c'è, prima di passare alle rubriche, a quello riguardo allo sport. Il Polo Democratico, Cozzolino, il Polo Democratico sarebbe Angeloni e Megozzi, dice dovrebbe vietare i fuochi d'artificio e i giochi pirotecnici sia per l'inquinamento, perché ricordiamo anche Civitavecchia soffre del problema di tutta Italia di questi tempi, noi ancora di più perché se mancano le piogge, le polveri sottili della centrale e delle altre fonti di inquinamento ce l'abbiamo dentro casa, e poi discorso anche per gli animalisti, per i cani che soffrono ovviamente rispetto ai botti e tutto il resto. Poi abbiamo un accordo siglato tra Ater e Croce Rossa Italiana, appunto per capire bene la situazione, poi vi rimandiamo al nostro sito 0766 News dove la notizia è già da questa mattina, mentre due pescatori di ricci di Frodo sono stati multati e fermati, oltre 1.000 ricci fermati, e poi abbiamo con il grande successo del meeting culturale Navalia, che si ripeterà poi con altro tema, l'8 gennaio si è tenuto ieri. Prosegue la mostra dei presepi, ci sono anche altre iniziative che ricorderanno poi il Natale e le varie situazioni. Nel ponte abbiamo il centro di solidarietà Onlus con la terza puntata che poi finirà domani sul nostro giornale. Altra rubrica importante, bollette e documenti, per quanto tempo vanno conservate? 3 anni, 5 anni e 10 anni, ognuna ha la sua tipologia. Resta il fatto che
è sempre bene conservarle perché poi di questi tempi ne abbiamo anche avuto prova diretta, vengono reclamate delle cose che magari uno ha già pagato, ma se non trova la ricevuta pagata è costretto poi a doverle ripagare, quindi oltre il danno anche la beffa. Per quanto riguarda lo sport, un anno di sport col Civitavecchia che dall'incubo della retrocessione passa adesso alla rinascita di quest'anno, il volley civitavecchiese 12 mesi di emozioni e per la CPC avanti tutta verso l'eccellenza, sarà questa poi l'anno, l'epilogo che avremo a giugno del 2016. Questo e altre notizie dello sport sul numero di domani del Civitavecchia 24 ore 07 66 News. Buonanotte.